sforzo massimale anche probabilmente per aggiustare, per superare qualche piccolo impasse che prima ricordava Clero. Grande che sia, sai, quando l'obiettivo poi deve essere identico per tutti, comunque tutti hanno interesse a raggiungere quell'obiettivo, naturalmente si possono mettere da parte eventuali screzi o malumori o quant'altro, e quindi penso che probabilmente è quello che è successo, perché poi c'era il bene comune della vittoria del campionato, che io ero convinto comunque avrebbe risolto tutti i problemi e tutte le questioni, però evidentemente le cose poi non stanno così, non stavano così, quindi c'è sicuramente un po' di tutto in questa vicenda, perché c'è da mettere sul piatto della bilancia il fatto, l'ambizione legittima di un tecnico che ha fatto bene, che ha vinto due campionati consecutivi di Serie C, che quindi può avere delle richieste anche più importanti, non dico più blasonate, perché il Benevento non è sicuramente più blasonato del Perugia, però negli ultimi anni il Benevento è una società che è balzata agli onori della cronaca, ha grande disponibilità economica, ha capacità di investimento, ha un presidente che è disposto a mettere mano continuamente al portafoglio, e ha fatto diventare il Benevento una squadra importante nel panorama del calcio professionistico, non a caso ha raggiunto per la prima volta la Serie A negli ultimi anni e vuole continuare a fare bene, quindi c'è da mettere sul conto, sul piatto della bilancia di questa situazione, l'ambizione di un tecnico che ha avuto questi contatti con una società in questo momento importante e tutto il resto che dicevamo prima. Senza si è sommato tutto. Del Benevento, penso che poi ci fossero anche altri interessi anche del Crotone, ma in effetti è stato il Benevento a essere più concreto di altre società. Senza questo inserimento del Benevento le cose sarebbero andate diversamente, secondo te? Poi sentiamo anche Paola Cristiani. Se non ci fossero state squadre di mezzo, io credo che poi chiaramente la cosa in qualche modo sarebbe stata superata o ricomposta. Teniamo ben presente che comunque Caserta, per quanto ne so io, a Perugia stava benissimo, e anche la famiglia, quindi da questo punto di vista aveva tutta l'intenzione di rimanere, quindi questo non va sicuramente ricordato. Ecco, questo un po' lascia perplessi, no? Ma ripetiamo, noi poi abbiamo dei margini di interpretazione che... Ma io dico comunque fondamentalmente non è che ci sia da meravigliarsi. No, succede, successo e succederà, non c'è dubbio. Sono d'accordo, sono unica, infatti. Ma del calcio direi anche quasi dello sport in generale ormai. Io prima ho parlato di una società più attrezzata, in effetti diceva bene Luca Mercadini, è imparagonabile il Benevento al Perugia. Il Perugia ha un blasone che il Benevento se lo sogna, però questo, però adesso non da poco. Forse la verità è che in questo esatto momento, come ricordavi tu Luca, il Benevento è già andato in Serie A, dimostra di avere un budget, può avere un budget, può puntare su un budget diverso, e quindi magari sul piano delle garanzie Paola può offrire qualcosa di diverso, e nel percorso dell'allenatore, come faceva intendere Luca e come è successo già per altre squadre anche di categoria superiore, può accadere tutto nel giro di pochi giorni, di poche ore. Sì, anche se non sono paragonabili gli allenatori, adesso tu mi portavi alla Serie A, mi è venuto in mente Conte, scusate, cioè, anche se chiaramente Conte non può essere paragonato a Caserta, però ecco, questo grande amore per la maglia, viva l'Inter, vinciamo lo scudetto, però vabbè, ciao, grazie, è stato bello, me ne vado. Ecco. Ha stretto la mano al presidente dicendo di rimanere sempre in Serie A, e poi ha cambiato esattamente. Sì, è bastata una notte, ecco, sì. Perché vedi, la notte non porta consiglio, ma i consigli poi sono di vario genere, varia natura, ma perché questo appunto, come si diceva, è il mondo dello sport, le dinamiche sono tante. È vero come diceva Luca che anche la famiglia può avere un peso specifico nelle decisioni che vengono prese. Effettivamente Caserta, le sue figlie, sua moglie si trovavano assolutamente bene a Perugia, però poi intervengono tutta una serie di situazioni per cui le scelte, seppur difficili, vengono fatte, anche se non sono le scelte che magari accontentano tutti quanti.
funziona un po' così. Io l'ho vissuta indirettamente, le scelte che vengono fatte da un giocatore quando bene o male se ne deve andare o comunque deve fare scelte di un certo tipo. Non sempre sono semplici, talvolta sono dolorose, però insomma, sul piatto della bilancia bisogna metterci veramente tante cose, ci sono tante sfumature che possono fare la differenza e poi le scelte vengono fatte. Senz'altro, e sapete benissimo che comunque il calcio ha i suoi tempi ristretti, perché siamo alla fine della prima settimana di giugno e comunque dicevamo prima in apertura con Paola che se il DS deve iniziare a lavorare soprattutto sul mercato e sulla squadra da costruire, quindi capire chi può rimanere in funzione anche delle richieste dell'impianto tattico del nuovo allenatore. Io ti dico la verità, sposo un po' più la linea di Clero quando parla del fatto che magari anche nel corso dell'anno ci siano stati degli attriti, no? Tra le parti, non ultimo il caso Falzerano durante l'ultima fase di campionato, se ti ricordi bene, no? Ci sono state delle situazioni in cui anche molto complesse, molto complesse da districare, e secondo me è difficile, noi stiamo qui, parliamo per saputo dire, perché abbiamo sentito questo, perché di qua di là, però sai, a volte a pensare male, come si dice, ci si azzecca, no? E quindi io sono d'accordo con Clero quando mi dice che le parti insomma possono essere arrivate a questo punto della situazione non in questi ultimi 10 giorni, ma secondo me c'è qualcosa che non andava già da prima. Caserta è un allenatore sicuramente ambizioso, come lo sono tutti gli allenatori, e probabilmente ha capito che il Benevento, malgrado il blasone maggiore del Perugia, in questo momento può rappresentare per tanti punti di vista a 360 gradi un'occasione importante. Chiaro, c'è un contratto da rispettare, però io guarderei sempre l'uno e l'altra parte, perché queste cose non possono avvenire soltanto per scelte di una singola persona. Credo che vanno valutate su un discorso molto più ampio, come diceva prima Clero. Quindi sono d'accordo con lui, io credo che ci sia qualcosa che si sia interrotto già da un po' di tempo tra Caserta e la società. Da un lato è un peccato, perché poi il contratto di Caserta era un contratto importante per gli anni che andava a prevedere, quindi un contratto triennale, e dall'inizio della gestione Santopadre, infatti, molti lo scrivono anche questa sera, molti telespettatori, abbiamo sempre visto allenatori arrivare e poi andarsene, poi ci sono state tante motivazioni, cioè, ad esempio Nesta aveva scelto una strada diversa, nonostante la società fosse assolutamente disposta, anzi interessata a trattenerlo. Per Buchi sappiamo tutti com'è andata, c'era una società di Serie A pronta a prenderlo e poi lo ha preso, e lì su Bisoli invece fu una decisione che venne assunta dopo una fase finale della stagione non proprio all'altezza delle aspettative, anche se fu una stagione ricca di infortuni, insomma di situazioni abbastanza sfortunate, giusto per citare qualche allenatore del recente passato. Andiamo nuovamente da Elio Clero Bertoldi, perché è un vero peccato che questa società non riesca a fare un percorso di più di un anno con un allenatore, e forse Caserta era l'uomo giusto, dico forse, perché poi se è stato proprio Caserta a fare altre valutazioni e dire c'è un'altra società che mi dà quello che io vorrei, e poi un paio di maniche, un altro discorso, Clero, però rimane questo dato oggettivo. Sì, non è più il calcio di una volta, anzi, se mi permetti di fare un piccolo salto, vorrei ricordare che proprio ieri è morto un giornalista che seguiva il Perugia da più di 50 anni, Peppe Occhioni, Giuseppe Occhioni. Mi va di ricordarlo perché, ripeto, come tutti i giornalisti di Perugia ha svolto un lavoro serio, professionale, pur nel cuore ovviamente tenendo il Perugia, ma mantenendo anche l'oggettività che un giornalista deve sempre mantenere. Detto questo, le colpe sul perché gli allenatori non si fermino a Perugia è difficile
metterli sotto un solo cappello, perché ognuno ha avuto in questi anni le proprie ragioni o non si è trovato d'accordo con la società o la società non aveva più fiducia nell'allenatore. Uno di quelli che avrebbe potuto dare continuità al lavoro, io penso, sarebbe stato Camplone, ma anche lì sono insorte delle difficoltà tra le parti. Quest'anno è più difficile dello scorso anno per certi versi, perché a quest'ora ancora non sappiamo chi sia il nuovo allenatore. Per la verità credo anche che Santo Padre, Giannitti, soprattutto Giannitti e Comotto abbiano già la lista dei giocatori che servono, abbiano già sentito il nuovo allenatore, quello che in pectore è il nuovo allenatore, Massimiliano Alvini, e quindi che abbiano le idee chiare, ma che non si possano muovere finché i rapporti tra tutte le parti si siano definitivamente chiariti. Sarebbe stato importante dare continuità di gestione alla squadra. Perché? Perché ora da un tipo di gioco si passa a un altro. Alvini è un fautore della difesa a tre, anche se vuole anche lui un gioco offensivo continuo. Si vedrà se riuscirà ad ottenerlo e si vedrà se la società farà in tempo e sarà così brava di trovare gli elementi necessari al modulo che Alvini intende attuare in campo. Anche un po' di schede sul passato di Alvini, cerchiamo di capire, un po' lo ha già accennato Clero, come Alvini vuole far giocare le sue squadre, vuole un calcio aggressivo, un calcio costruttivo, almeno per quello che ha fatto vedere finora. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, a proposito dei contratti con gli allenatori, se tu ricordi, lo disse proprio Santo Padre, il primo contratto biennale fatto dalla società fu con Oddo, perché fino a quel momento i contratti con gli allenatori erano stati solo contratti annuali, e proprio qui in trasmissione disse: non mi ci fregherete più a fare contratti di più di un anno. Si è poi prontamente smentito in realtà, perché arrivando Caserta, con lui è arrivato anche un contratto triennale. Questo a dire che forse evidentemente inizialmente c'era la volontà di pensare ad un progetto che non si esaurisse automaticamente in un anno, ma che avesse in prospettiva una continuità di lavoro sotto lo stesso allenatore. È evidente, ma perché parlano i fatti, che qualcosa è accaduto perché questo si interrompesse poi, tanto bene, sempre alla fine di un anno maledetto, mi viene da dire, da questo punto di vista. Finisce l'anno, si cambia allenatore e si ricomincia una nuova storia. Sì, probabilmente questa è la settimana giusta per avere l'ufficialità di Alvini. Allora, Alvini è un uomo che sa dialogare molto bene con la squadra, è un tecnico ambizioso, un tecnico anche giovane, Cristiano Silveri. È un tecnico che può portare... È un toscano, intanto, sì, non è poco. E visto che toscani... con tanta voglia di emergere, di arrivare, no? Ha fatto una bella stagione, quella che ha portato la Reggiana due stagioni fa alla Serie B, e poi l'anno scorso ha avuto alti e bassi e quindi si è conclusa con la retrocessione. Questo è un po' il passato, il percorso che ha fatto Alvini, partito chiaramente dalla promozione dell'eccellenza per poi arrivare nella stagione 2000-2008 al tutto cuoio con questa escalation fino alla Serie B. Dicevi toscano. Sì, ma io l'ho conosciuto perché poi quel periodo che era il tutto cuoio, quando io ero lì al Perugia con la Beretti del Perugia, un nostro ragazzo andò e fu chiamato proprio dal tutto cuoio, proprio da Alvini Barra, un ragazzo molto bravo, e quindi parlai anche con il ragazzo del mister e mi disse un po', no, che tipo di allenatore era. Un allenatore, appunto, come dicevi te, che dialogava molto con la squadra.
E a me piace, ti dico la verità, perché finalmente si possono vedere allenatori che hanno fatto la gavetta. Lui lo è davvero, perché è partito dalla promozione, ha vinto due campioni di promozione, di eccellenza, di Serie D, ha portato il Tutto Cuoio tra i professionisti. Voglio dire, Tutto Cuoio che è una società, Luca mi può anche aiutare, se non sbaglio, quasi fallita adesso, quindi... sì, c'ha avuto dei problemi... Problemi non indifferenti, e poi la Reggiana in Serie B, quindi... Cioè, è vero che non ha un curriculum altisonante dal punto di vista delle categorie, no? Quelle più importanti, però è un allenatore che è sempre in crescendo. Chiaramente quest'anno a Perugia, se arriverà a Perugia, sarà l'occasione della sua vita, questo è chiaro. Qui potrebbe davvero per lui aprirsi un palcoscenico importante se dovesse far bene. Gli Scalini... ultimi anni nella scheda che non c'era, sì. Quando ha portato Tutto Cuoio in Serie C, poi ha fatto anche buoni campionati in Serie sì. con Tutto Cuoio, poi è passato a Pistoia. Pistoia. È andato a Pistoia, si è fatto l'Albino Lecce. Sì, ci dovrebbe essere un altro contributo, regia. Andiamo con l'altra grafica. Sì, proprio dopo c'è la Reggiana. Certo. Del qualche percorso anno fatto che... da Dalvini. Eccolo, guarda. Eccolo qui, sì, che c'era prima Luca Mercadini, sì, poi Pistoia, il Lega Pro e quindi Albino Lecce. Dove è andato male, cioè è partito dalla promozione, è arrivato in Serie B. Sì, no, infatti stavo dicendo gli Scalini li ha fatti tutti, sono tutti, gli manca l'ultimo, si manca l'ultimo, appunto. Poi voi mi insegnate a dire, poi la storia del calcio lo ha confermato, che spesso gli allenatori che non hanno quel nome altisonante, che probabilmente sposano un progetto di una società ambiziosa come il Perugia, possono portare a risultati impensabili. Ma noi abbiamo visto a Perugia nomi altisonanti che hanno fatto molto peggio, insomma, no? Quindi io, ma da questo punto di vista non sono preoccupato per niente, ti dico la verità, anzi, magari è uno di quegli allenatori che con la propria umiltà, così come è successo a Caserta, perché questo ha, diciamo, fatto sì che il Perugia potesse diventare una squadra per vincere il campionato, secondo me Alvini potrebbe essere quel tipo di allenatore che sia ambizioso, chiaramente a questo punto... guarda il c'è passaggio. Un po', diciamo, la macchia tra virgolette di questa ultima stagione, perché questa, ma anche Caserta c'era la macchia, insomma, della retrocessione, sì. Luca, quindi insomma bisogna sempre vedere che tipo di squadra hai. È chiaro che la Serie no, B, ecco, Alvini prende una squadra in Serie B, Caserta l'ha presa in Serie C dove aveva vinto, ecco, questo sicuramente. Ah, beh, Luca dice campionato sì, della Serie B, è un altro campionato ed è anche un campionato pazzo, stranissimo, il più strano dei campionati professionisti. Forse il più difficile, abbiamo, secondo me. È il più difficile. Più difficile. Però al tempo stesso è il campionato in cui, Luca, probabilmente spesso c'è proprio almeno una squadra che sbalordisce tutti e magari anche con nomi non esaltanti riesce a fare l'impresa. Questo spesso succede, si tratta così, se riesci a essere una squadra organizzata, non ci sono tanti fattori che in base ai quali poi alla fine riesci a fare una stagione sorprendente o sopra quelle che potevano essere le previsioni. Oggi al momento non possiamo dire ancora nulla perché è tutto fermo, ma non è fermo a Perugia, è fermo praticamente ovunque ancora. Senz'altro. È il tipo che farà richieste molto precise, Alvini, anche sul piano dei giocatori. Ma io lo seguo da qualche anno perché ha fatto tanta Serie C negli ultimi anni, quindi l'abbiamo incrociato spesso con le nostre squadre di Serie C. Anche perché poi, sì, perché il girone era quello, era sempre il girone B, e dove c'era appunto l'Albino Lecce, la Pistoiese, lo stesso Albino Lecce, anche la Reggiana stessa. Quindi è un allenatore che con la Serie C negli ultimi anni la conosce molto bene, perché ha soprattutto, quando nella costruzione della squadra vedevo che voleva giocatori sempre di categoria, e quindi sicuramente la B, ecco, l'ha fatta quest'anno con la Reggiana e basta, forse ancora, però anche questo non è che vuol dire contano fino a un certo punto, poi dipende molto anche da tutta una serie di un esordiente come Buchi qualche anno fa, ad esempio, arrivò in semifinale playoff, anzi quella semifinale che poteva davvero regalare un traguardo straordinario quell'anno al Perugia, proprio contro il Benevento. Posso dire solo una cosa per fare un sorriso? Tu sai che ogni tanto io, oltre che consigli per la spesa, dico qualche altra stupidaggine. Però prima seguivo Cristiano quando diceva che Alvini è toscano, in più si chiama Massimiliano. Mi viene in mente un Massimiliano toscano che torna su una panchina dove ha fatto benissimo, chissà che non sia di buon auspicio. Speriamo davvero. Per la stagione del Perugia. Intanto mi sembra una persona molto sorridente, Clero, questo Massimiliano Alvini, molto positivo, molto...
bravo a dialogare con la squadra. Poi Luca Mercatini, che ricordava, insomma, lo ha visto giocare tante volte nelle sfide, con, soprattutto con il Gubbio, comunque negli ultimi campionati di Serie C, comunque un allenatore che sa il fatto suo per la Serie C. Ed è un mondo da scoprire a Serie B, nonostante l'anno con la Reggiana, anche soprattutto per Alvini, no? E questo un po' alimenta la curiosità. Sì, la mia curiosità, appena lo vedrò, è che gli chiederò se ha qualche contatto di parentela, siccome è nato e cresciuto nella stessa città di Indro Montanelli e di Fucecchio, quindi è un concittadino di un grandissimo giornalista e scrittore toscano. Anch'io sono convinto che non sia il problema della sua esperienza di B a condizionare il lavoro che dovrà fare a Perugia, perché di vicende similari ne abbiamo avute tantissime in questi ultimi 50 anni. Ricordiamo che Ilario Castagnier veniva dalla primavera dell'Atalanta, non aveva certo un pedigree di esperienza altissima. Ricordo ancora Novellino, che veniva dal settore giovanile del Perugia, o Serchi e Cosmi, che Gaucci prelevò dall'Arezzo e che lanciò in Serie A. Quindi non sono questi i fattori che possono incidere nel lavoro di un allenatore. Sono convinto invece che l'esperienza fatta nelle categorie inferiori, crescendo, gli abbia dato una maturazione importante. Ricordo che anche Sarri ha fatto la stessa gavetta. Quindi prima di dare giudizi sulle persone bisogna vederle lavorare e avere una panoramica completa. Il fatto che sia estroverso, che sappia parlare, è un aspetto collaterale, non importantissimo, ma collaterale significativo, perché nel mondo di oggi la comunicazione è importante sia all'interno di una squadra sia all'esterno, perché è l'immagine per certi versi della società. Anche un valore in più, proprio bravo Clero, per la società, perché uno bravo a comunicare è sicuramente un dato che supporta ancora di più la società nel rapporto con l'ambiente, con i giornalisti, con i tifosi. Fondamentale, sì. Ma senza tralasciare il fatto che questo secondo me è un aspetto molto importante, che vicino dal Vinicito poi ci sarà un certo Giannitti. È importante proprio questa figura per poter essere un legante con la squadra e con la presidenza. Quello che è importante che avvenga è che Alvini sia un tutt'uno, e lo spero in maniera definitiva, con tutto il resto della società. Perché il Perugia ha fatto male nel momento in cui gli allenatori sono stati isolati negli anni passati. Quando sono stati isolati, o per un motivo o per un altro, la società, la squadra ha sempre fatto male. Quest'anno perlomeno il silenzio secondo me ha aiutato le parti. Caserta è riuscito con il tempo, perché ci ricordiamo tutti che all'inizio ci sono state tantissime difficoltà, con la sua umiltà, con la sua capacità anche di far emergere anche quei giocatori che fino a quel momento non avevano dato tantissimo, è riuscito a creare il gruppo che ti fa vincere il campionato. Un grande allenatore diceva che i giocatori forti ti fanno vincere le partite, ma è il gruppo, la squadra che fa vincere i campionati. Quindi io mi aspetto da questo punto di vista che si crei quel binomio, quell'alchimia tra direttore sportivo, allenatore e soprattutto società, affinché tutto possa procedere nella maniera più spedita. E quindi io, dal punto di vista del curriculum sul fatto che ha fatto categorie inferiori, ha ragione Clero, ci credo poco, nel senso che sono convinto che invece questo è un valore aggiunto più che un difetto, proprio perché ti trovi di fronte a un allenatore intanto che sa che
può solo cercare di far bene, no? Vi ripeto, per Alvini è l'occasione della vita questa, cioè, è il momento cruciale della sua carriera, è un allenatore del 70, del 70 sì, cioè, a 51 anni, sì, sì, sì. 51 anni è il momento di dire andrò in questa direzione oppure probabilmente in tutt'altra parte, quindi mi auguro e che questa società ha appoggiato proprio su questa ma secondo no? me sì, cioè, della, ma secondo me sì, del momento chiave della carriera di un tecnico che io sappia, ha avuto fasi alterne, che io sappia è Giannitti che è andato a cercare queste caratteristiche, perché a Perugia occorrono queste caratteristiche. Nel momento in cui il Perugia ha cercato nomi altisonanti, il progetto è sempre fallito. Poi se questo dipende da altro non lo so, ma io so che a Perugia se si arriva come ha detto giustamente prima Clero, con Cosmi all'epoca, vabbè parliamo di altre epoche ma per carità, però nel momento in cui ti trovi un allenatore che ha questo tipo di curiosità, secondo me è un valore aggiunto che può solo far bene. Sicuramente arriva un allenatore con straordinarie motivazioni. Ah, non c'è dubbio su questo. Consapevole, come dici tu, di giocarsi un'occasione forse irripetibile, tenendo conto della piazza del Perugia. Con delle caratteristiche che somigliano un po' a quelle che aveva Caserta quest'anno, il fatto di dare così importanza al dialogo, come ricordava anche Clero, il fatto di comunicare non solo all'esterno ma soprattutto con la squadra, perché la capacità di Caserta è stata proprio questa, di creare comunicazione con ogni singolo componente del gruppo per poi farne la squadra che è salita in Serie B, e queste sembrano essere anche le caratteristiche di Alvini, del resto molto più estroverso, molto più estroverso. Anche nella gestualità, nei modi di fare. Il fatto di essere toscano probabilmente lo aiuta in questo. Caserta è uno molto più un profilo basso, diciamo. Sì, un profilo basso, pacato, però più silenzioso. Non ho capito perfettamente. Però sapeva comunque comunicare. Sì, sì. Sono cioè, due modi diversi di esatto. Caserta secondo me ha comunicato sempre molto bene, anche all'esterno, anche le sue conferenze stampa, anche le sue dichiarazioni. Io le ho sempre trovate opportune. Ecco, mi è sempre piaciuto, le sue esternazioni sono sempre state come sostanza, è lui, peraltro. E ha sempre difeso la squadra. Beh, anche perché eravamo abituati maluccio da quel punto di vista. Abbiamo sentito da allenatori precedenti conferenze stampa, dichiarazioni che personalmente ho ritenuto anche fuori luogo. Questo con Caserta non è mai accaduto. Dopodiché un Alvini più estroverso, credo che comunque si punti proprio sulla sua capacità comunque di comunicare bene. E questo entusiasmo secondo me è fondamentale, perché? Perché è vero che è arrivata una promozione, ma l'ambiente, comunque la piazza, è una piazza che è comunque sempre caratterizzata da questa delusione, da questo rapporto di non proprio esaltante con la società. E quindi serve una persona che porti ancora più entusiasmo dopo una promozione, ricordiamo, fantastica, straordinaria, perché la società onestamente ha avuto il merito subito di rimediare agli errori fatti, e con Caserta che per molti, e torniamo per l'ultima volta sul recente passato, forse è stato il principale artefice, il grande leader di questa squadra, che stanno d'accordo. Sì, sono d'accordissimo. Senza Caserta questo Perugia avrebbe avuto questo non lo possiamo sapere ovviamente, Giulio, perché magari con un altro si poteva vincere il campionato con 10 punti di vantaggio, però io so benissimo che Caserta è partito con tantissime difficoltà. Quando si parlava, no, del paragone con la Ternana, ma Ternana ci ha messo 3 anni per poter ritornare in Serie B, è un progetto, ogni anno ha cercato di costruire la rosa. Caserta ci è riuscito nell'arco di 10 mesi, partendo da una situazione molto negativa, perché io mi ricordo benissimo, eravamo qua anche con gli attuali ospiti, ci ricordiamo che ad agosto Caserta si allenava con 15 giocatori, con gente che voleva andare via, con gente che non so se poteva rimanere, con il fatto se chi prendere, chi doveva lasciare, insomma, queste sono cose importanti. Ci ricordiamo, sempre all'epoca, eravamo proprio in questi studi, e già si parlava del fatto che il Padova, la Triestina, erano tutte società che erano già partite da diversi mesi nella preparazione del campionato, e già pensavamo, già da qua, che potessero avere uno sprint in più proprio sulla partenza, perché erano squadre già ben rodate. Quindi Caserta, per quanto mi riguarda, ha fatto un capolavoro, perché è riuscito a costruire una squadra dove non c'era,
sia dal punto di vista numerico che soprattutto mentale. E quindi da questo punto di vista non ho il minimo dubbio che il lavoro di Caserta sia stato eccezionale. Allora, ci sono dei messaggi che vanno a un po' in dissonia con quello che si diceva prima, nel senso che intanto viene messo in discussione l'atteggiamento di Caserta, che aveva firmato un contratto e poi si è rimangiato la parola. Al tempo stesso, qui è discordante con quello di prima, scrive Mario da Bassia Umbra, possibile che il Perugia, e questo è un concetto che richiamavamo prima, non prenda mai un allenatore esperto per la Serie B, quindi c'è un po' di diffidenza. Poi c'è il timore di un altro tifoso che invece non vorrebbe far partire Lia perché teme che con insomma, l'addio di Caserta possa andare via Elia. E su questo dobbiamo dire che comunque qualche dubbio c'è, fermo restando che comunque è un giocatore dell'Atalanta e la questione già andava discussa lo stesso, a prescindere dalla posizione di Caserta. Secondo me era molto difficile trattenerlo adesso, prima e ora penso sia quasi impossibile. Figuriamoci adesso, quindi la risposta ha data Luca Mercadini, sarà purtroppo quasi impossibile trattenerlo, vediamo se si fa il miracolo, ma io ecco, vorrei tornare, Clero, anche su questo aspetto, proprio il feeling che aveva costruito Caserta con il gruppo può incidere anche sulle prospettive di alcuni giocatori. Ora lasciamo perdere i contratti, perché se c'è la volontà di un giocatore di sposare un altro progetto, poi c'è sempre un rimedio ad un contratto, quindi le cose si risolvono. Ecco, questo grande feeling e quindi il fatto che molti giocatori, anche giocatori importanti, fondamentali di questo Perugia che ha centrato la Serie B, avessero con l'allenatore, può incidere anche su quelle che possono essere le scelte, le trattative per un mercato che ancora deve partire, non vogliamo anticipare nulla, però questa può essere una premessa, no? Nel considerare poi il lavoro che deve essere fatto da Giannetti. Ma io credo che questi sentimenti che sono nobili e che si registrano in tutte le squadre poi al momento opportuno si affievoliscono, nel senso che resterà la stima, l'amicizia, il rapporto felice con il vecchio allenatore, ma poi ognuno ha di fronte una realtà da affrontare ed è con quella che si misura. No, non credo che abbiano problemi i giocatori a legare con il nuovo allenatore perché erano molto affezionati al precedente. Credo che questo sia superabile. Invece vorrei aggiungere a quello che diceva Cristiano un particolare che può anche far luce per certi versi sulla frattura che si è determinata tra le parti. Non so se ricordate che dopo, mi pare, la partita vinta, Caserta, avvicinandosi al presidente che festeggiava il successo, gli ha detto: no, lei non ci credeva, presidente, lo dica che non ci credeva. Cioè, già questo vuol dire che c'era stato qualcosa prima che aveva segnato le parti. Un altro elemento potrebbe essere il fatto che, come ricorderai, fu impedito all'allenatore di fare una conferenza stampa prima della partita. E questo purtroppo la società non lo capisce, che è una diminuzione nei confronti dell'allenatore impedirgli di parlare, di presentare la partita e comunque di parlare prima o dopo che sia, perché è come se il re dicesse al maresciallo generale, al capo dell'esercito: no, non parli. È chiaro che l'esercito, la truppa, non perde fiducia nel proprio comandante. Se non si fida il re, perché mi dovrei fidare io ad andare contro le baionette degli avversari? Ecco, anche in questo la società credo debba crescere. Considerazione importante quella che fa Clero. Aggiungiamo anche un altro messaggio tra i tanti che arrivano, questo mi sembra altrettanto interessante, perché c'è chi fa un confronto: come mai
Come mai Caserta ha avuto interessamenti da parte del Benevento, Crotone, anche Bari si è parlato, mentre Lucarelli della Trana del Record no? Qui però forse la spiegazione è anche semplice, perché comunque Lucarelli era già certo a metà campionato, con il campionato in tasca, di poter fare un progetto, tra l'altro sostenuto da importanti investimenti, sappiamo noi la struttura che comunque può mettere a disposizione Bandecchi, quindi penso, se Luca è d'accordo, che si può inquadrare così la situazione. Beh, diversa, situazione, no? completamente diversa a livello proprio anche di società e tutto, di rapporti. Ternana era stata la prima squadra d'Italia a vincere il campionato. Sì, quindi c'è stato tutto il tempo per comunque pianificare poi il futuro. Mi sembra nei giorni precedenti a Pasqua, Perugia ha vinto l'ultima giornata. Però la considerazione di... C'era tutta una situazione già... che si intuiva da diverse settimane che la Ternana avrebbe vinto, insomma, è una situazione diversa. Ma poi credo che sia proprio difficile paragonare le situazioni in generale, no. Ci sono talmente tante dinamiche, talmente tante considerazioni da fare per ogni rapporto società, staff tecnico, in questo caso allenatore, che insomma paragonarle mi sembra decisamente molto complicato. Francesco Di Perugia torna sulla, insomma, valutazione che ha fatto dal punto di vista economico la società del Perugia, in questo caso partendo da questa tentazione di Caserta di andare a Benevento e quindi di richiedere... No, semmai se possiamo dire che... Ma questa mi sembra comunque una posizione legittima. Potrebbe esserci un bel derby in più nella prossima stagione, se le cose vanno come insomma sembra dovessero andare, nel senso che tra la Ternana e il Perugia c'è un derby ulteriore per i Lucarelli Livornese. Ah, c'è salto. Alvini e Lucarelli, senz'altro, vero. Pisa e Livorno, insomma. Non si amano generalmente. Dico derby nel derby. Allora sì, poi torna Luciano ancora sulla delusione, comunque per questo cambiamento, almeno sembra, delle idee di Caserta. E quindi le persone poco serie firmano i contratti e poi non li rispettano, quindi fa riferimento a una presunta mancanza di serietà dell'allenatore in questa vicenda. Allora qui mi permetto di fare un distinguo. È giusto che i tifosi dicano quello che pensano, assolutamente. Del resto loro vivono le dinamiche in una certa maniera. Sono tifosi e in quanto tali parlano con il cuore, no? Con quelle che sono le dinamiche che poi vivono, non sul campo in questo caso, fuori dal campo, ma insomma in una certa maniera. Poi però mi rifaccio le considerazioni che faceva Elio prima. In realtà ci sono tante cose dietro alle scelte che vengono fatte. Mi riferisco a Caserta, al fatto che abbia deciso di andare via e di lasciare il Perugia. Non voglio alleggerire la posizione di Caserta, dico però che le considerazioni sono da fare sono di più, ecco. Non pensare semplicemente che magari anche per lui sia stata semplice prendere una decisione del genere, perché insomma ha vissuto un anno estremamente intenso a Perugia, quindi ottenendo tra l'altro un grandissimo risultato. Quindi... Ma sul fatto poi di crederci fino in fondo, che richiamava Clero, perché il passaggio di Clero è molto interessante quando ricorda quella situazione in cui probabilmente il primo a crederci, nella fase che tu poi richiamavi, Paola, dei famosi 7 punti di svantaggio rispetto al Padova, quello mi sembra un passaggio importantissimo. Beh, che conferma proprio la gestione strepitosa dell'uomo Caserta, prima ancora delle scelte tecniche che poi a volte ma assolutamente sono state sicuramente. Aveva assoluta consapevolezza del valore della squadra che lui aveva tra le mani, io di questo sono certa, ci ha creduto lui più di chiunque altro, perché poi il motore della squadra è stato lui, ancora di più da quel momento che ricordavi tu adesso, cioè quei 7 punti dal Padova. Onestamente a me sembravano veramente un gap quasi incolmabile in quel momento. In realtà Caserta è quello che silenziosamente, con il suo modo di fare, ci ha creduto fino in fondo, silenziosamente e esternamente, perché poi sicuramente all'interno dello spogliatoio lui questa convinzione che il Perugia ce la potesse fare l'ha trasmessa, perché poi in campo ci andavano gli 11 che lui schierava.
e loro hanno fatto quello che Caserta ha chiesto loro di fare, dicendo loro che erano in grado di poterlo fare. Poi è chiaro, il Padova ci ha messo del suo, non possiamo parlare solo del Perugia, ma il Perugia è stato bravo a stare lì. Caserta ci ha creduto in questo progetto anche profondamente, perché... ma non solo credo io a livello personale, ma personale, professionale, per la piazza, per il contratto firmato, cioè c'è una considerazione a 360 gradi, perché Perugia l'ha accolto in una certa maniera. Anche perché e credo che sappiamo... la piazza, come ti dicevo all'inizio Giulio, in qualche modo debba essere grata a Caserta per il lavoro fatto. Dopodiché è giusto che ognuno faccia le considerazioni che vuole da questo momento in poi, però il grazie a Caserta ci sta quest'anno. Sì, poi gli elementi sono quelli che diciamo prima, esatto. Quindi probabilmente un giorno avremo più elementi a disposizione. Quelli che sono a disposizione adesso ci impongono di fare naturalmente queste considerazioni. Sei d'accordo con Clero, Luca, quando dice Caserta a un certo momento era davvero il primo a crederci e poi tutto quello che abbiamo più volte ribadito e quindi lui l'ha ribadito a più riprese anche nei momenti più difficili, di maggiore difficoltà, dopo anche la sconfitta di Gubbio, dopo il pareggio di ricordo di Fermo nel recupero, quando insomma la situazione sembrava ormai irrimediabilmente compromessa, lui era convinto che ancora insomma si potesse fare ed è poi quello che si è verificato. Sui meriti di Caserta non si transige, è indubbio che ha svolto un lavoro di grande anche personalità, ma soprattutto anche al di là del campo. Lui ha vissuto una situazione molto, ha ereditato una situazione molto complicata, perché è arrivato in un periodo difficilissimo, la retrocessione, la contestazione, la squadra che ancora c'era e non c'era. Ha dovuto ricostruire un gruppo, l'ha dovuto isolare dal resto della città, l'ha dovuto formattare, l'ha dovuto compattare, insomma un lavoro molto, molto complicato che è andato al di là, dicevo, del mero valore tecnico. E quindi è chiaro che i meriti dell'allenatore sono indiscutibili. Provando a ragionare nei panni della società in questo momento, c'è un importo che va pagato al Perugia, ammesso che non ci sia una contropartita tecnica da parte del Benevento. Massimiliano Max, anzi, di Todi scrive: è una questione di soldi, Santo Padre ha visto la possibilità di un affare e quindi può chiudere questo affare. E fondamentalmente però è come quando tu hai un grande giocatore, te lo chiedono, è sotto contratto, devi rescindere, hai diritto a chiedere quello che ti spetta, o sbaglio? Cristiano? No, non sbaglio affatto. Cioè, dal punto di vista proprio gestionale? Beh, ci può essere anche una contropartita dal punto di vista tecnico, come aveva detto all'inizio Luca, ci sono diversi giocatori, no, che il Benevento potrebbe far passare al Perugia. Kragl, per esempio. No, Kragl non più. Kragl lo escludiamo. C'è anche un attaccante, De Serio, sì, 19enne, che dovrebbe essere... Sì. È un giocatore importante, peraltro è soddito anche in Serie A quest'anno, quindi sì. ha fatto bene. Le contropartite possono essere importanti quanto i soldi, visto quello che poi devi iniziare ad intraprendere, no? Il campionato di Serie B e il campionato... Sarà secondo voi... Posso aggiungere una cosa su Clero? Sì. Perché io voglio bene tanto a Clero, perché riesce a dire le cose anche quando non le dice, e anche questa volta secondo me ha colpito nel segno, e tu l'avevi anche sottolineato questa cosa. Quando lui dice che la società deve crescere, ha ragione, no? Perché l'anno scorso secondo me c'è stato un surplus di dialoghi, di cose che era meglio non dire, e secondo me avevano creato diverse situazioni negative che poi, non solo per colpa di queste cose ovviamente, sono sfociate con quello che è successo, con la retrocessione in Serie C. Quest'anno, Clero, la società è stata un pochino più silente, no? Si sono sentite un pochino meno, anzi, quasi, giustamente Paolo mi dice quasi nulla, e la cosa ha portato bene, insomma. Fatto sta che però in questi ultimi anni, alla fine dell'anno, ogni allenatore, o per un motivo o per un altro, non c'è più. Quindi c'è qualcosa... che anche da questo punto di vista il Perugia deve migliorare, insomma, no? Anche dal punto di vista, io dico, societario, perché non è possibile che poi anche quest'anno si debba ricominciare di nuovo da capo. Io mi ricordo benissimo i progetti del Cittadella,
del Pordenone, tutte società che erano venute su dai campionati minori e che poi piano piano la Cittadella quest'anno ha sfiorato davvero per pochissimo la Serie A. È su questo che il Perugia deve migliorarsi, no? Deve fare un saltino in più nel cercare, anche se a malincuore o per motivi vari, magari ci sono dei piccoli attriti con l'allenatore, ma a volte bisogna anche essere bravi a capire che se quell'allenatore fa il caso tuo, bisogna soprassedere, insomma, non si può ricominciare tutti gli anni da capo. Non so se mi spiego, spero che mi sia spiegato, Clero, visto che hai annuito da questo punto di vista. Sì, sei stato precisissimo. Più chiaramente si potrebbe dire che la società deve avere rispetto della persona che sceglie, perché se tu non hai rispetto e nei momenti di difficoltà gli togli la fiducia, è chiaro che la controparte, se si determinano delle situazioni, se ne va. Se una persona non si sente amata in una coppia, bisogna che tu glielo dimostri, perché se no quella se ne va. Su questo non c'è dubbio, no? Sicuramente quest'anno c'è un vantaggio, cioè quello appunto di sempre nella speranza che si possa avere questa ufficialità questa settimana, di avere veramente il tempo giusto per preparare la squadra, per fissare bene quelli che sono gli obiettivi. Prima Luca Mercadini escludeva una strada che era uscita qualche giorno fa, cioè di arrivare ad una contropartita tecnica di Kragel. Ora, al di là dei giocatori di quel giocatore, perché l'abbiamo verificata, non per il momento si corrisponde alle voci, ecco, però Giannitti tra domani, dopodomani, insomma quando arriverà l'ufficialità di Alvini, ha la possibilità di costruire con maggiore calma la squadra rispetto all'anno scorso, quando davvero si partì sulla scia di quella depressione, di quell'atroce retrocessione, si ritrovò poi in un campionato che non si conosceva neanche tanto bene. L'anno scorso è stato un mezzo miracolo, perché nel senso che in pochissimi giorni si è arrivati alla costruzione dell'allenatore, dello staff, anche con il direttore generale, è stato ricostruito una tutto settimana dopo Ferragosto, è stato ricostruito tutto in pochissimi giorni, e non era facile. Ma se tanto mi da tanto, Giulio, che insomma anche per Alvini poi alla fine è quasi fatta, è chiaro che quando un direttore sportivo parla con un allenatore non prende solo l'allenatore, ma prende il suo pacchetto di idee, quindi evidentemente è già tutto ben avviato anche da quel punto di vista. Non c'è dubbio, Giannetti già sta lavorando su quella che è la nuova squadra. Alvini, come tanti altri allenatori, ha dei pupilli, no? Ha dei giocatori che comunque hanno costruito spesso i suoi successi. Si parla moltissimo di Varone, un giocatore che è nato anche in gol, un giocatore, un centrocampista che sa inserirsi, che sa andare in rete. Può essere un nome questo, fermo restando che è un nome che anche noi abbiamo, lo dico candidamente, anche noi abbiamo ripetutamente scritto negli ultimi giorni, su cui io invece personalmente sono un po' scettico, perché so per la Serie B o comunque anche per il nome del Perugia e le ambizioni, Varone, insomma, mi sembra un giocatore così non particolarmente interessante, ma questo è un mio giudizio. Penso, io l'ho visto Varone, è stata la Ternana nell'anno della retrocessione. Che mercato si farà? È venuto fuori anche il nome di Lunetta, che è un giocatore, un giovane interessante, conosco, ha giocato anche a Gubbio, è stato dalla scuola Atalanta, però anche questo quest'anno credo che abbia fatto un campionato eccezionale, però anche questo vuol dire poco, poi bisogna vedere. Però ecco, sono nomi che mi sembrano, ecco, così un po' i primi nomi, ma direi che siamo ancora proprio troppo presto per parlare. Sicuramente possiamo fare valutazioni sui giocatori attuali, e Perugia lo faremo tra poco con le schede di Alessio Romanelli, con quello del resto, se si fanno i nomi di Lunetta e Varone perché erano con Alvini a Perugia, si fanno anche i nomi di Elia e Crialesi a Benevento, perché erano con Caserta a Perugia. Senz'altro. O poi può esserci anche che arriva il miracolo e che Giannitti riesce a strappare il rinnovo di prestito per Elia, eh? Non è mai detta
l'ultima, tu sei molto scettico. E lì è molto legato su questo. Sì, a Caserta. Non c'è se Caserta fosse rimasta a Perugia, la situazione non era facile, ma il giocatore avrebbe fatto di tutto pur di rimanere. Questo ne sono convinto. Ma infatti ci aveva fatto intendere anche Giannitti così, nel senso che rimanendo in Serie B, se dovesse essere una squadra di Serie B, se doveva essere una squadra di Serie B, la squadra di Elia, quella del Perugia con Caserta in panchina, così invece cambiano le cose, come mi confermi. Allora andiamo ancora a ringraziare i nostri sponsor, faccio pubblicità per noi con la regia di Tomassoli, Leonardo Cesaroni, Fabio Rioli, poi torniamo e andiamo a valutare anche quelle che possono essere le prospettive di molti dei giocatori attuali che hanno firmato il ritorno in Serie Cadetta della Perugia. Tra poco. Aire, esperienza, professionalità e competenza sono le nostre parole d'ordine da oltre 20 anni. Aire, azienda leader nel settore farmaceutico, sempre vicina ai suoi clienti, con la distribuzione nelle farmacie di tutta Italia di dispositivi di protezione individuale made in Italy, tessuti e colori certificati e di alta qualità. Da oggi vicina anche a tutte le altre realtà commerciali. Consegna in 24-48 ore e per tutti i telespettatori di TEF Channel sarà applicato anche un grandissimo sconto. Contattaci su vendite@airesrl.eu e allo 0742 22 925. Aire, serietà e competenza, perché la salute è importante. Cosa è veramente importante in un ambiente di lavoro? Un parcheggio comodo sotto l'ufficio? Sicuramente. Una buona macchina del caffè? Certamente. Secondo noi è avere tutti gli strumenti aggiornati ed efficienti. Averli è facile, basta chiamare noi di M2. Sono 50 anni che siamo vicini ai nostri clienti e troviamo insieme a loro le giuste soluzioni. Dalle stampanti multifunzioni ai personal computer, passando per server e software di gestione. Tutto a noleggio zero pensieri. Con assistenza limitata inclusa e tempi di intervento brevissimi. M2, il tuo partner tecnologico in Umbria. La falegnameria De Santis dal 1980 progetta e realizza con le più avanzate tecnologie produttive cucine moderne e classiche, armadi, cabine armadio, soggiorno e mobili, garantendo prodotti artigianali e su misura. Verniciatura interna con azoto per una migliore finitura. Ti aspettiamo a Foligno in via Antonio da San Gallo e siamo lieti di annunciare l'apertura di un nuovo showroom in collaborazione con Cucine G5. Falegnameria De Santis. Tradizione e innovazione per la tua casa. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico come una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. L'Antenna Service. Da oltre 25 anni, esperienza e professionalità al tuo servizio. Da noi troverai prodotti e soluzioni per tutte le tue esigenze su TV, SAT e Wi-Fi. Vieni a trovarci in via Sette Valli 133, Perugia. L'Antenna Service Sky Service. Ti aspettiamo. Dai maghi della pizza, pizza al piatto e al taglio. Croccante, gustosa e digeribile. Lievitazione naturale 72 ore. Lavorazione artigianale con ingredienti genuini. Farine integrali macinate a pietra. Pizza per vegetariani e vegani. I maghi della pizza.
Ci trovi ad Ellera in via Gramsci e a Ponte San Giovanni in via Bocchi. Pizzeria Ristorante Il Maghera, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Con la sua ampia scelta di piatti genuini e gustosi, vi offre la possibilità di poterli gustare anche nell'ampio spazio all'aperto. Pizzeria Ristorante Il Maghera. Vi aspettiamo a Perugia, in via Pietro Soriano. Dal 1980 SISAS è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. SISAS offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità. Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info@sisas.it. La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. SISAS, la strada è la nostra passione. L'Azzurra Trasporti opera con grande efficienza, professionalità e qualità a livello nazionale ed internazionale nel fornire servizi di trasporto merci, trasporto materiali recuperabili e trasporto cavalli sportivi. Una passione che ci contraddistingue da oltre 40 anni. Affidabilità e sicurezza sono la nostra forza. Ci trovi a Bastia Umbra, in via Brufa 3. Noi di RG, con la nostra professionalità e passione, vi garantiamo prodotti sempre freschi e genuini per i vostri momenti speciali. Organizziamo buffet, feste di compleanno e torte per cerimonie. Pasticceria Il Buon Dolce e Gastronomia Umbra. Qualità artigianale per una bontà artigianale. La Grifo Cornici realizza con passione e professionalità cornici su misura per quadri, stampe, specchi. Le cornici made in Umbria le trovi da La Grifo Cornici, via Ludovico Ariosto 9, Magione, Perugia. Grande assortimento a prezzi di fabbrica. Alla vetrina delle bontà trovi tutta la qualità e la genuinità di prodotti gustosi, realizzati con i migliori ingredienti, ideali per i tuoi rinfreschi, cerimonie, catering e per tutti i tuoi momenti speciali. Vieni a trovarci a Ponte Felcino in via Messina 1. La vetrina delle bontà soddisfa la tua voglia di buono. Tanti messaggi da parte dei telespettatori, c'è chi è dalla parte di Caserta, chi è dalla parte di Santo Padre, qui però bisogna stare dalla parte del Perugia, è quello che conta, e guardiamo avanti perché c'è tutta una serie B da vivere insieme, lo faremo per tutta la stagione, sempre con i nostri approfondimenti, con le nostre riflessioni, le nostre dirette, ma c'è soprattutto un mercato da affrontare, quello che già sta costruendo il DS del Perugia Giannitti. Con la regia, con Nardo Cesaroni e Daniele Tomassoli, andiamo a passare in carrellata alcune situazioni legate ai giocatori del Perugia, molti sotto contratto, cambiando categoria,
e sapendo quelle che sono le difficoltà di un campionato molto complicato, stranissimo come quello della Serie B, potrebbero esserci diversi cambiamenti. Partiamo da quelli che chiaramente saluteranno quasi sicuramente, anzi già l'hanno fatto, come Moscati, lo stesso Minelli, Favalli, Rosi e Monaco. Su Rosi e Monaco c'è qualche speranza, Luca Mercadini? Era aspettare anche l'allenatore, credo. Bisogna aspettare l'allenatore, però chissà, soprattutto per Rosi è un contratto pluriennale, quindi per Monaco invece? Ma Monaco credo che ci sia una situazione così tutta da valutare, perché le parti mi sembravano un po' lontane, ecco. Ci eravamo lasciati che le parti erano un pochino lontane, non che la volontà forse entrambi di restare, però la distanza era, credo, sul discorso contrattuale economico, ecco. Molti da casa ci chiedono proprio di Monaco. Monaco che quando è stato impiegato in effetti ha fatto la differenza, anche Monaco. E poi è un giocatore che in B, insomma, la conosce bene la categoria, ecco. Poi parliamoci chiaro, in Serie B i valori iniziano a cambiare, quindi giocatori che sono probabilmente straordinari in Serie C. Certo, Serie B, le categorie ci stanno a posto, lo sappiamo. Però sicuramente Monaco è un giocatore che se rimane può fare molto, molto bene per il Perugia. Andiamo avanti in questa serie di grafiche preparate dal nostro Alessio Romanelli, dai contratti in scadenza a quelli che invece legano ancora i giocatori biancorossi al club di Santo Padre. Io direi tra questi il greco Sunas, che ha conosciuto molto bene Paolo, l'intervista bellissima esclusiva che vi abbiamo proposto all'inizio della stagione. Ecco, Sunas che poi ha fornito il famoso assist, quello che ha allontanato le paure, no? La partita decisiva della stagione a Bianchimano per il gol del 2-0 a Salò. Ecco, Sunas insieme a Kwan e allo stesso Burrai, che ha avuto una stagione purtroppo travagliata per motivi fisici, è un giocatore dal quale si può ripartire. E poi giustamente Luca Mercadini ricorda, poi sentiamo anche Luca Bertoldi, bisogna fare i conti poi giustamente con le esigenze del tecnico e del tipo di gioco 3-5-2 o 3-4-1-2 di Massimiliano Alvini. Paola, sbaglio, c'è anche qualche messaggio che arriva dalla diretta Facebook, poi dopo lo leggiamo, lo andiamo a leggere. E, non so, Elio, che ne pensa, Elio Claudio Bertoldi, su questi giocatori, te li faccio rivedere, andiamo in grafica regia, su quelli sotto contratto, poi torniamo a Luca Mercadini, anche Cristiano Silveri. Parlavo io di Sunas, naturalmente c'è anche Falzerano, sul Falzerano onestamente ho dei dubbi che possa rimanere. Konaté è un giocatore insomma, che è un'alternativa, ha giocato poco anche quest'anno, c'è il giovane Lunghi, c'è Melchiorri che vuole più che mai, soprattutto adesso immagino, onorare questo contratto e giocarsela in Serie B, Murano e Bianchimano. Ecco, sugli attaccanti, Clero, tu hai delle certezze, cioè sono giocatori che hanno grandi chance di rimanere, o ci saranno delle richieste o delle opportunità secondo te da parte della società? Per esempio Murano è un giocatore che può avere molto mercato in Serie C, no? E mercato comunque di squadre di alto profilo in Serie C. Melchiorri è stato un giocatore fortemente richiesto prima della Serie C, ma anche durante la gestione di Santo Padre in Serie B, però ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia, di essere un grande professionista. Rimarranno questi giocatori secondo te? Soprattutto partiamo dagli attaccanti. Ma guarda, se fossi io in DS sbaglierei sicuramente, perché mi farei trascinare dal cuore. Molti di questi giocatori li apprezzo, li stimo. Ovviamente in testa ci metto Melchiorri, perché per me tecnicamente questo è un giocatore di Serie A, e se viene assistito dalla condizione fisica, se non ha infortuni come in buona parte della stagione è stato quest'anno, anche se poi ha avuto un periodo a seguito di un infortunio in quale non ha potuto giocare, però è un giocatore di grandissimo livello. E anche lo stesso Bianchimano mi è piaciuto, perché mi è sembrato l'anatroccolo nero che è stato mandato in culo a farsi le ossa, è tornato e ha dimostrato le sue qualità, un po' come è avvenuto lontano da Perugia per Conte, per esempio.
Quindi a me fare il direttore sportivo so che non mi si attaglierebbe questo tipo di attività. Sono completamente d'accordo sul fatto che Sunas sia un giocatore estremamente importante in una squadra, però dobbiamo sempre tener conto di quali sono le esigenze, di quali sono le idee del nuovo tecnico. D'altro canto qualcuno dovranno concederlo il giocatore. Falzerano, per esempio, Falzerano, Clero, è un giocatore che può avere tanto mercato, anche in Serie B, ha avuto alti e bassi, ha avuto anche quel piccolo imprevisto, incidente diplomatico, chiamiamolo così, dopo la promozione e dopo una serie di polemiche generate dalla retrocessione dell'anno prima. È comunque un giocatore che ha ancora un anno di contratto, ma può avere molto mercato. È naturale, come per altri club che salgono dalla Serie C, per quanto poi il Perugia abbia l'anno scorso confermato moltissimi elementi della Serie B, che si facciano diversi inserimenti. Allora, rimanendo proprio sull'attacco sul quale si soffermava prima Clero, c'è qualcuno che secondo te, Luca, rimane sicuramente? Cioè, puoi fare un nome, 1/2? Ma io in questo momento non mi sento di dire nulla, perché la situazione è troppo in divenire per... È vero che ci sono uno che terresse occhi chiusi, a prescindere poi da moduli, allenatore nuovo, situazioni che poi possono verificarsi in questo elenco in Serie B? Sì. A occhi chiusi non terrei nessuno, forse Sunas, Falzerano, però ci sono tutta un'altra serie di discussioni, perché Falzerano è un giocatore che in Serie B l'ha fatta, la conosce, la può fare. Sunas va bene. Io sugli altri, per un motivo o per un altro, non sei tanto... Non sono convinto al 100%. Convinto. Cristiano, questo è interessante, questo... sì, è molto interessante e soprattutto difficile rispondere anche a una domanda come questa. Questo momento di riflessione sulle prospettive di quelli che hanno firmato la promozione, poi alcuni neanche hanno giocato moltissimo. Ma qui almeno nel cartello che abbiamo visto, come adesso con Luca, c'è per esempio con te che non ha quasi mai giocato, Bianchimano che ha avuto delle difficoltà e però credo anche per merito dell'allenatore ha trovato diversi gol, come ricordava anche Clero. No, è difficile rispondere, perché molto spesso l'andamento di un giocatore dipende anche dall'allenatore, no? Quest'anno è stata la dimostrazione più evidente. È vero che era una categoria più bassa, la Serie C, ma un giocatore come Bianchimano nessuno si sarebbe aspettato che avesse potuto fare questo tipo di campionato. È stato decisivo in diverse partite. Un giocatore che qui a Perugia, insomma, non aveva mai fatto bene, soprattutto quasi messo da parte dalla maggior parte degli allenatori. Con Caserta è stato un giocatore, secondo me, invece, che ha dato spunto per prendere punti importanti quest'anno. Quindi io credo che dipenda molto da chi è la guida di questa squadra. Nessuno fino adesso ha parlato di questo Lunghi, è un ragazzo invece che se ne parla molto bene, ha avuto quasi per niente spazio quest'anno. Chiaro che la Serie B è un campionato difficilissimo, non c'è dubbio su questo, però sai, se faccio un esempio, Lunghi, ragazzo così giovane, con Alvini, trova la fiducia giusta, trova la posizione giusta in campo e soprattutto si sente, no, da parte del suo allenatore coccolato e così magari preso molto in considerazione, potrebbe anche Lunghi essere un giocatore che può fare veramente da quest'anno in poi il salto di qualità. Il giocatore ce l'ha questo tipo di... Senz'altro. E c'è poi chi considera questa promozione un punto d'arrivo, non che deve essere un punto d'arrivo del Perugia, ma come dire una chiusura di una fase, di un'esperienza che era avuto quell'incidente della retrocessione, si è chiusa con un ritorno, un riscatto, no? Certo, cioè, sì. Faccio riferimento soprattutto a questo gruppo, allo zoccolo duro di una squadra che era retrocessa e quindi di molti giocatori. Non dico che andranno via tutti, no Paola? Però anche sul piano delle motivazioni, dopo che sei retrocesso, poi hai superato tante difficoltà, hai combattuto, campionato difficile, in una piazza che giustamente ti chiede molto, perché hai tutto da perdere quando ti chiami in Perugia e affronti la Serie C. Forse questo può, qui torno al concetto che richiamavo prima. Ora, è vero, prima diciamo con Clero
il feeling, il rapporto con Caserta non può, non deve incidere poi sicuramente sulla scelta che faranno e sul percorso dei singoli giocatori, però probabilmente anche il fatto di sentirsi leggermente appagati dopo aver subito una brutta retrocessione e averla poi rimediata, averla cancellata, questo può far pensare ad un ciclo che si chiude per molti del Perugia? Non so se riesco ad essere d'accordo con te, perché come suol dirsi l'appetito gli è mangiando, e intendo dire che una volta che hai riconquistato una categoria importante come la Serie B e sai di poterlo giocare quel campionato di Serie B, insomma, è una chance che penso che molti vorrebbero avere. È chiaro, dirò una banalità, ma è così, dipende poi dall'allenatore che siederà sulla panchina, quelli che saranno gli uomini da tenere o meno, stante la volontà degli stessi di voler rimanere evidentemente a Perugia. Ricollegandomi un attimo col discorso che faceva prima Cristiano sull'importanza che ha assunto anche Bianchimano in quest'anno nella Perugia, un altro su cui abbiamo acceso a un certo punto i riflettori è stato Van Balleghem, che secondo me è stato proprio frutto del lavoro costante, continuo, e anche di quanto lo stesso Caserta ha creduto in questo giocatore, no? Nel finale di campionato, soprattutto sull'insistenza che ha avuto Caserta su Van Balleghem, perché ci sono state molte occasioni in cui Van Balleghem insomma non aveva dato il massimo, no? Però Caserta aveva capito che in lui c'era effettivamente del buono e che poteva essere il giocatore, come dice giustamente Paola, che poteva dare quell'equilibrio soprattutto nel centrocampo e non solo, perché poi è stato schierato anche come centrale difensivo e ha fatto un campionato importante. Ecco nel finale di campionato, ecco, è stato fondamentale. Ha ragione Paola quando dice che anche sulla scelta dei giocatori dipenderà molto il lavoro che andrà a fare il nuovo allenatore su questo tipo di situazioni. È importante questo, capito che voglio dire? Cioè, Caserta su questo è stato molto bravo, per esempio, è riuscito a tirar fuori dal cilindro anche giocatori che in passato non erano stati presi mai in considerazione. Sicuramente partiamo da una certezza dal punto di vista tattico, che si giocherà poi, per carità, anche Alvini può cambiare, mescolare le carte, ci mancherebbe altro, come diceva prima Luca Mercadini, è ancora troppo presto, però si partirà dalla difesa 3, Angela ci ha giocato con la difesa 3, un giocatore assolutamente affidabile. Però se consideri il reparto lì, però, Rosi in scadenza, Elia al 90%, io voglio adesso dire... No, mi fate pensare a tanti innesti nuovi. Ma tanti innesti nuovi, soprattutto quello che manca a questa squadra, ma già stanno Crialesi in crescendo nel finale di stagione, ma secondo me in Serie B è fondamentale il ruolo dell'esterno, cosa che il Perugia non ha in questo momento, no? Ha giocato molto spesso, se non altro quartista soprattutto, comunque anche se ce l'ha, con il 3-5-2, no? Avere l'esterno importanti è fondamentale, soprattutto in Serie B, la capacità. Certo, Kragan non avrebbe fatto male. No. Alle idee di... Non mi risulta, Kragan. Sarebbe caso, stato uno, proprio ritornando al discorso che faceva di stato funzionalissimo, no? Sì. Al progetto tattico di Alvini. Ecco qui, sì, andiamo sull'altro cartello, brava regia, sugli altri giocatori sotto contratto, perché poi c'è anche la questione portiere che sarà, penso, prioritaria, sarà il primo problema da risolvere. C'è un portiere in questo momento che è Fulignati, assolutamente sotto contratto, un altro che va via, che ha fatto molto bene, anzi è inciso poi sulla fase finale della stagione come Minelli, e un giocatore come Sgarbi, che ha avuto i suoi anni anche di Serie B, ha fatto esperienza in Serie B, quest'anno quando è sceso in campo comunque non ha mai demeritato, quindi Sgarbi sicuramente può essere un elemento importante, perché comunque anche lì in difesa andranno fatti alcuni innesti, e poi sul resto non ho i miei dubbi, insomma Cancellotti è un giocatore di Serie C, io sono un buon giocatore di buon profilo di Serie C, non so fino a che punto può esserlo di Serie B. Ecco, Kwan è un'altra soluzione inevitabile, cioè un giocatore che ha sempre giocato con il Perugia, Luca, ed è probabilmente la prima garanzia da cui si riparte quest'anno. Kwan io non avrei dubbi, poi bisogna vedere, ti arriva un'offerta importante per Kwan, quindi cioè, sicuramente poi la società una riflessione la farà, ma ecco, su questo elenco che vedo, primo della lista per secondo me è Kwan. Da, giocatore che secondo me in Serie B, a meno che dici sta tu, benissimo, non c'è la conosce, importante.
È un giocatore giovane, ha fatto bene, ha fatto bene in B, ha fatto bene in C, è un giocatore che può avere mercato. Senti, Burrai è un'incognita e poi giro questa considerazione Burrai anche a Clero. Bisogna vedere come recupera dall'infortunio. Burrai è un giocatore non è un infortunio semplice, insomma, è un infortunio abbastanza serio e delicato. È un giocatore che sì, la categoria la conosce, però insomma bisogna vedere, sono tutte situazioni da valutare secondo me. Poi bisogna capire anche le ambizioni, che squadra vuoi fare, e poi molti giocatori potrebbero essere confermati, ma secondo me facenti parte della rosa, non come 11 titolare. C'hai 5-6 attaccanti, qualcuno può fare il quarto, il quinto, per dire, ci può stare. Se io devo confermare i giocatori per mettere i titolari, io vedo che se vuoi fare un campionato di un certo profilo, qualcuno devi prenderlo, devi cambiare molto, 5, devi cambiare molto rispetto a questa squadra di questa stagione. Allora bisogna cambiare la molto differenza, per dire che giriamo intorno, sì. La differenza tra la C e la B è tanta, dal punto di vista tecnico, insomma. Clero, per essere più competitivi occorrono diversi innesti, provo a dire 5-6 almeno di un certo tipo di spessore. Tornando proprio sui nomi attuali del Perugia, fermo restando che Kwan è un elemento importantissimo, poi è normale, se c'è la possibilità di fare un affare, probabilmente quello si può fare, ma Kwan, Burrai stesso, Burrai, prima dicevo, chiedevo a Luca Mercadini, diventa un'incognita nel momento in cui non dà certezze assolute di recupero, no? Perché come sai è stato sottoposto a intervento chirurgico. Il miglior Burrai, magari ad averlo per la prossima stagione, andrebbe a recuperare il terreno perso nello scorso campionato, perché Burrai è un giocatore quotatissimo per la Serie B. Il problema è capire come torna all'infortunio. Sicuramente tra questi nomi può giocare, sono i due difensori centrali, Sgarbi e Angella, credo che possano rimanere tranquillamente per due posti sui tre disponibili in difesa quali titolari. Il resto è tutto molto aleatorio, Giulio, perché Burrai, bisogna anche vedere se il profilo di Burrai è di quelli che piacciono quale centrocampista mediano, quale direttore d'orchestra al nuovo allenatore. Kwan ha sicuramente molto mercato, il ragazzo è legatissimo al Perugia, però anche lui deve piegarsi alle esigenze della stessa società. Quindi ecco, ragionare così a freddo su come può essere il Perugia del prossimo anno è molto difficile, fino a quando non si saprà esattamente che cosa vuole e come intende giocare Albini in Serie B. I due esterni sono di importanza e di rilevanza centrale, ovviamente, che poi si porta dietro qualche giocatore di suo pieno gradimento, di sua fiducia, questo è un altro tipo anche di discorso che la società dovrà valutare, anzi starà già valutando, perché io sono tranquillissimo, sicuro che Giannetti, che ha un'esperienza lunga sulle spalle e che ha una personalità molto decisa, sappia già e abbia già avuto contatti col nuovo allenatore per sapere grosso modo quello che gli serve. Poi le cose si limeranno al momento opportuno, ma credo che sulle mosse da fare sia già stato trovato un piatto che va bene alla società e va bene all'allenatore. Paola, un giocatore di cui non ti priveresti mai, in assoluto?
Lasciamo perdere qua perché so che rispondereste subito qua. Allora, parte qua, dai. Sono troppo facile. No, sono troppo facile, dai. Diventa troppo facile. Cioè, alla fine della stagione gli ho dichiarato il mio amore, così come ha fatto Valentina, peraltro. Salutiamo che ritroveremo, anzi, fammi salutare anche Massimo Anisulz, insomma, poi tutto il resto. Sacco di Francesco, che oggi non ha potuto raggiungerci, insomma, tutta la grande squadra di due appuntamenti settimanali di Grifo Stadio. E anche Bindrino, infatti mi sono detto Bindrino che è stato straordinario la prima fase della stagione, poi andremo a recuperare l'anno prossimo, insomma abbiamo avuto una piccola parentesi che apre e chiudo. Però un altro nome, dai, Angella, un altro giocatore, allora, sì, che ti dà certezza, no? Che ti dà sicurezza. Insomma diciamo che quest'anno la difesa da un certo momento in poi, quando Caserta ha comunque ridisegnato la squadra, è stato il reparto che ha segnato il cambiamento del Perugia dal Locomanto, ma insomma è successo quello che è successo e sicuramente Angella su tutti. Assolutamente, è un giocatore sul quale farei senza ombra di dubbio affidamento anche per la Serie B. E forse meno degli altri anni Angella può avere in questo momento meno mercati, comunque meno assilli rispetto all'anno scorso, quando il fatto di retrocedere lo poneva in una posizione un po' più complicata, no? Sappiamo tutti che era ad un passo dal Pescara, poi lui stesso ha ricordato a fine stagione che ha voluto fermamente il Perugia nonostante la pressione del Pescara di quel periodo lì. Posso dire anche un'altra cosa, no? A proposito, cioè, si diceva, insomma, chiaramente Giannitti ha parlato con l'allenatore, sicuramente questa è una cosa sono che già al lavoro, non c'è dubbio. Che si pensa quantomeno. Ma riferendomi proprio a Giannitti, io penso che il direttore sia una persona piuttosto ambiziosa. Ricordiamoci qual è il suo curriculum, no? Il suo curriculum, quello di arrivare prima di arrivare a Perugia, ricordiamoci che lui è stato fermo un anno, quindi la scelta di Perugia non era secondo me pensata solo benissimo, facciamo tornare il Perugia in Serie B, ma anche l'idea, questa è quella che mi sono fatta conoscendo il percorso del direttore sportivo, di fare una Serie B non modesta, cioè una Serie B insomma di alto profilo, ma di slancio, sì. Ecco, mettiamola così, questo è un po' l'augurio che faccio anche al Perugia di quest'anno, senza fare grandi proclami, però insomma costruire una squadra che possa dire la sua nel prossimo campionato. Questo vale anche per i nomi dei giocatori, poi è normale che devi prendere comunque un giocatore di qualità unita alla sostanza, però ecco questo concetto delle motivazioni, dell'entusiasmo, dell'ambizione, della voglia di arrivare, della fame di successo è poi la componente fondamentale per arrivare al traguardo, no? Sempre il segreto di chi riesce a vincere i campionati come spesso è accaduto nella storia del Perugia, e può essere il caso di Alvini, non c'è dubbio. Torniamo su questi nomi con Cristiano Silveri, no? Abbiamo detto con Paola, insomma anche con Luca Mercadini e con Elio Robertoldi, sono dei giocatori importanti anche per la Serie B, giocatori che sono dei punti di riferimento ormai per tanti motivi, per la continuità come per Juan, per l'esperienza come per Angella. È normale, bisogna risolvere il problema del portiere, il primo pensiero di Giannitti e di Alvini, che tra pochi giorni e poche ore verrà ufficializzato. Per il resto anche tu hai qualche piccolo dubbio su Burrai, cioè, bisogna capire un attimino come il giocatore tornerà dopo l'infortunio, dopo l'intervento. Che sulle qualità di Burrai insomma c'è poco da discutere, perché è sicuramente un giocatore importante quest'anno. Un 3-5-2 Burrai come lo vedi? Ottimo. È perfetto per questo tipo di ruolo, no? È proprio, credo che sia proprio quello il suo ruolo, però come diceva prima Luca bisogna vedere come tornerà da questo infortunio, un infortunio non indifferente insomma, quindi prima di riprendere bisognerà vedere. Io ti posso aggiungere che qualora ci fosse soltanto il 5% di probabilità che Elia possa rimanere, io me le giocherei fino in fondo, perché ti ripeto, al Perugia, e Giannitti ne è convinto, soprattutto se sarà come sarà Alvini il nuovo mister, anche siamo gli esterni, assolutamente sì, come il pane
Sì. No, poi anche di Burrai volevo ricordare che è molto forte sui calci piazzati, anche quello, insomma, certo. È una cosa che fa comodo in una squadra avere uno che sa tirare punizioni ma o rigori. Ma la qualità di Burrai, Paola, sì. Sono indiscusse, l'abbiamo sempre detto. Quest'anno sì, purtroppo sì. Non ha potuto dimostrare. Vale la pena aspettarlo, dico io, nel senso che poi è normale di fare delle scelte. E comunque devi prendere anche altri giocatori in quel reparto, Luca, ma vale la pena aspettare il miglior Burrai, ammesso che poi il periodo di... è tanto sotto contratto. Che... No, aspettarlo dal punto di vista tecnico, no? nel momento in cui ce l'hai... Adesso non conosco i tempi ancora di recupero, perché bisogna vedere i tempi di recupero, come saranno, ma certo che vale la pena, cioè in questo momento se prendi la decisione di andare avanti col giocatore, è chiaro che... devi proseguire questa strada. Ecco, io il dubbio che ho è che l'infortunio è un'operazione non indifferente. Indifferente, soprattutto per un calciatore e di quell'età. Poi bisogna vedere, oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante, anche la medicina, quindi soprattutto quella sportiva, quindi può darsi che venga ancora più forte di prima, ecco. Però ecco, se mi viene la domanda ti dico sì, qualche dubbio ce l'ho, ecco, questo è in dubbio. Gli esterni sono un problema. Ma oggi è chiaro che siamo in una fase. È sempre difficile per equilibrare. No? No, io ti dico una cosa: che in questo momento della stagione, forse una squadra, due hanno preso un paio di giocatori. Ah, sì, certo. Si torna ecco. Con i messaggi. Quindi siamo in un momento in cui ancora è tutto molto. La Ternana, tutto embrionale. Per quanto riguarda nessuno. Gli esterni, è già messa abbastanza bene. Se quelli sono quelli che abbiamo visto già quest'anno durante il corso del campionato. Mentre secondo me al Perugia, considerando il discorso Elia, latita proprio su questo tipo di ruolo. E anche quando era in Serie B il Perugia, malgrado gli attaccanti, capocannoniere, malgrado Angella, malgrado centrocampisti. Sugli esterni secondo però me... vedi la Ternana che ha vinto il campionato con un largo anticipo, che ha confermato l'allenatore e siamo a oggi ancora non è che tanti interessi, non è riuscita tanti a compiere contatti, un'operazione ancora, di mercato. Sì, ancora non c'è un nome certo anche per quanto riguarda la Ternana, poi sembra che si sia creato un asse che stiamo seguendo con il Pesca, anche per rapporti che ha Leone. Sì, ma anche non è facile nemmeno lì perché sì. Fiorillo portiere sembra che voglia rimanere a Pescara, sì, per questioni di famiglia. Galano è un giocatore che se sta bene è fenomenale in Serie B e comunque a mercato, non è che lo prendi oggi Musellato stesso è un giocatore che ha richieste a mercato, quindi non sarà facile, esatto. Poi io ricordo Masciangelo, lo stesso Zita che comunque non è riuscito a esprimersi come voleva e ha avuto anche poco spazio con Perugia, però Masciangelo per esempio è un bel esterno e lì bisognerà prendere davvero quelli bravi, fa capire anche che siano Silveri per il modulo di Alvini. Quindi la Ternana aveva praticamente fatto col portiere con Nicolas e poi è subentrato il Pisa e l'ha portato via, ecco, una delle poche operazioni fatte, ecco, è questo Nicolas che è andato al Pisa, ecco. Sì, siamo proprio all'inizio, il mercato deve ancora... Volpicelli, ecco, l'attaccante del centrocampista del Matelica, che ha fatto 14 reti, è stato acquistato. Ecco, questo è un giocatore che per esempio poteva fare il salto di qualità con, non so, adesso non necessariamente col Perugia, un giocatore su calcio piazzato pauroso. Quest'anno ha fatto un campionato eccezionale, l'anno precedente non agli stessi livelli. Quindi... Pescare... anche in categorie inferiori secondo te può essere ma un... come no, quello è per il Perugia di quest'anno, dico sì indubbiamente lo farà secondo te Gennetti. Poi bisogna vedere anche la piazza come accetta una certa Gennetti, no? tra Serie B e Serie C, insomma Serie C la conosce benissimo, la conosce molto bene, quindi non si escude niente, poi magari è il nome che non fa tanto piacere alla piazza, ma poi quel nome che ti metterà insomma ma per quello che ti dicevo prima sì, qualcosa in più quel è per quello più, che ti dicevo prima no? Magari ci sono giocatori che magari sono nascosti in posti impensabili che possono rivelarsi giocatori importantissimi e tutto dipenderà, ti ripeto, da come il mister sia in grado di poterli far emergere, no? È fondamentale questo, eh? E quest'anno è stata una riprova importante, insomma, quindi io da questo punto di vista mi aspetto un Alvini capace di fare questo tipo
di cose. Qualcuno torna al passato nei messaggi sul fatto che il Padova si era suicidato e quindi Caserta comunque è stato molto favorito dagli errori del Padova. E invece si torna anche su Santo sì, Padre. È vero, quello che... però è stato bravo anche il Perugia a continuare a vincere, perché il Padova sì. ha toccato nella parte finale del campionato. Si è suicidato forse nella partita con il Matelica, nelle partite con Modena e Triestina onestamente poteva starci, era nel calendario, si sapeva che giocare a Modena e a Trieste comunque era una partita difficile, perché comunque Modena quando giocava, poi ha deluso, mi spiace per il Modena, ha deluso nei playoff, ma il Modena era una squadra assolutamente attrezzata, ma ci sta una sconfitta a Modena, così come poteva essere prevedibile una sconfitta a Trieste. Sì, sul suicidio sono d'accordo per la partita col Matelica. Comunque sono tante considerazioni, punti di vista che ci riportano indietro. Torno da Elio Clero Bertoldi, prima di salutarti, Clero, così ti liberiamo. Valutazione complessiva. Allora, è normale che la squadra andrà ritoccata, andrà rinforzata, poi è altrettanto scontato che conoscendo meglio le idee del tecnico e comunque la strada che farà Alvini in questo mercato con Santo Padre, capiremo la percentuale di miglioramento di questa squadra e soprattutto il numero di innesti che verranno fatti. Tu andresti a pescare o comunque sei dell'idea che questa società possa essere tentata, però, come si diceva prima con Luca Mercadini, anche di andare a cercare qualche giocatore affamato nelle categorie inferiori che poi possa esplodere in Serie B? È un'ipotesi concreta, tenendo conto anche della capacità di Giannitti di andare a pescare in categorie inferiori, di questa ampia conoscenza che ha il DS del Perugia. Ma credo che sia praticabile, anzi, che sarà praticata, perché rientra anche nella strategia, nella psicologia del presidente la scommessa, e quindi credo che ci sarà attenzione su giocatori che non sono finora emersi, non sono filtrati dalle maglie della lista top secret che Giannitti ha in mano, ma che possono far bene a Perugia. Io adesso non so ancora sul piano economico quale budget verrà messo a disposizione del direttore sportivo, però credo dalle parole che ha detto il presidente che ci sia la strategia di sempre, equilibrare le ambizioni della società e il discorso delle spese. Per cui è gioco forza ritenere che si spenderà qualcosa in più, se è possibile, per un giocatore d'attacco magari, che si cercherà nelle categorie inferiori o tra i giovani un elemento o più elementi che possano fare bene nella società. Poi sono, ripeto, scelte mirate, perché anche quest'anno sicuramente verrà fatta una formazione di partenza con la riserva psicologica di trovare semmai la quadra nel mercato di gennaio, come sempre avvenuto durante la gestione Santo Padre. Grazie ad Elio Clero Bertoldi del Corriere dello Sport. Caro Clero, è stato un piacere averti in collegamento, ci ritroveremo in queste finestre estive. Buonasera a tutti, ciao Paola, ciao Luca, ciao Cristiano, ciao Giulio. Un saluto da tutto il nostro parterre. Grazie Clero, grazie a Elio Clero Bertoldi del Corriere dello Sport, che ha fatto molto bene a ricordare la figura di Giuseppe Occhioni. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Giuseppe, come abbiamo fatto già nei nostri appuntamenti con informazioni della giornata di ieri, per questa figura amata da tutti, conosciuta da tutti e apprezzata da tutto il mondo del giornalismo regionale e non solo. Concediamo un altro break prima di entrare nella fase conclusiva di questa nostra diretta, questa
diretta extra, possiamo dire così, eccezionale per questo percorso nuovo che il Perugia sta per intraprendere in attesa di vederlo in campo nella nuova stagione di Serie B 2021-2022. Torniamo subito. Aire, esperienza, professionalità e competenza sono le nostre parole d'ordine da oltre 20 anni. Aire, azienda leader nel settore farmaceutico, sempre vicina ai suoi clienti, con la distribuzione nelle farmacie di tutta Italia di dispositivi di protezione individuale made in Italy, tessuti e colori certificati e di alta qualità. Da oggi vicina anche a tutte le altre realtà commerciali. Consegna in 24-48 ore e per tutti i telespettatori di TEF Channel sarà applicato anche un grandissimo sconto. Contattaci su vendite@airesrl.eu e allo 0742 22 925. Aire, serietà e competenza, perché la salute è importante. Cosa è veramente importante in un ambiente di lavoro? Un parcheggio comodo sotto l'ufficio? Sicuramente. Una buona macchina del caffè? Certamente. Secondo noi è avere tutti gli strumenti aggiornati ed efficienti. Averli è facile, basta chiamare noi di M2. Sono 50 anni che siamo vicini ai nostri clienti e troviamo insieme a loro le giuste soluzioni. Dalle stampanti multifunzioni ai personal computer, passando per server e software di gestione. Tutto a noleggio zero pensieri, con assistenza limitata inclusa e tempi di intervento brevissimi. M2, il tuo partner tecnologico in Umbria. La falegnameria De Santis dal 1980 progetta e realizza con le più avanzate tecnologie produttive cucine moderne e classiche, armadi, cabine armadio, soggiorno e mobili, garantendo prodotti artigianali e su misura. Verniciatura interna con azoto per una migliore finitura. Ti aspettiamo a Foligno in via Antonio da San Gallo e siamo lieti di annunciare l'apertura di un nuovo showroom in collaborazione con Cucine G5. Falegnameria De Santis. Tradizione e innovazione per la tua casa. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico come una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. L'Antenna Service, da oltre 25 anni esperienza e professionalità al tuo servizio. Da noi troverai prodotti e soluzioni per tutte le tue esigenze su TV, SAT e Wi-Fi. Vieni a trovarci in via Sette Valli 133, Perugia. L'Antenna Service, Sky Service. Ti aspettiamo. Dai maghi della pizza, pizza al piatto e al taglio. Croccante, gustosa e digeribile. Lievitazione naturale 72 ore. Lavorazione artigianale con ingredienti genuini. Farine integrali macinate a pietra. Pizza per vegetariani e vegani. I maghi della pizza. Ci trovi ad Ellera in via Gramsci e a Ponte San Giovanni in via Bocchi. Pizzeria Ristorante Il Maghera, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Con la sua ampia scelta di piatti genuini e gustosi, vi offre la possibilità di poterli gustare anche nell'ampio spazio all'aperto. Pizzeria Ristorante Il Maghera,
Vi aspettiamo a Perugia in via Pietro Soriano. Dal 1980 SISAS è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. SISAS offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità. Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info@sisas.it. La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. SISAS, la strada è la nostra passione. L'Azzurra Trasporti opera con grande efficienza, professionalità e qualità a livello nazionale ed internazionale nel fornire servizi di trasporto merci, trasporto materiali recuperabili e trasporto cavalli sportivi. Una passione che ci contraddistingue da oltre 40 anni. Affidabilità e sicurezza sono la nostra forza. Ci trovi a Bastia Umbra, in via Brufa 3. Noi di RG, con la nostra professionalità e passione, vi garantiamo prodotti sempre freschi e genuini per i vostri momenti speciali. Organizziamo buffet, feste di compleanno e torte per cerimonie. Pasticceria Il Buon Dolce e Gastronomia Umbra. Qualità artigianale per una bontà artigianale. La Grifo Cornici realizza con passione e professionalità cornici su misura per quadri, stampe, specchi. Le cornici made in Umbria le trovi da La Grifo Cornici, via Ludovico Ariosto 9, Magione, Perugia. Grande assortimento a prezzi di fabbrica. Alla vetrina delle bontà trovi tutta la qualità e la genuinità di prodotti gustosi, realizzati con i migliori ingredienti, ideali per i tuoi rinfreschi, cerimonie, catering e per tutti i tuoi momenti speciali. Vieni a trovarci a Ponte Felcino in via Messina 1. La vetrina delle bontà soddisfa la tua voglia di buono. Tanti messaggi che tornano, li leggevamo anche in intervallo sul recente passato e su questo finale in cui comunque la cavalcata del Perugia è stata aiutata anche dagli errori del Padova, dalle vittorie che poi sono state fondamentali di Modena e Triestina contro il Padova. Si torna ancora sulla gestione del caso Caserta e sul fatto, secondo un telespettatore che ci scrive, che il presidente non avrebbe accontentato quelle che erano le richieste di Caserta. Però parliamo di ipotesi, di ragionamenti che poi devono essere abbinati ai fatti concreti. Per il momento abbiamo a disposizione quella che è stata la comunicazione ufficiale della società e si guarda avanti verso il nuovo tecnico Alvini, che abbiamo provato a presentarvi oggi per le idee di gioco. Poi la presentazione vera ci sarà, speriamo, in settimana. Vedremo quello che succederà in queste ore, Paola. No, volevo dire che sicuramente il Padova ha, insomma,
ha sbagliato qualche partita, ma se la distanza tra il Perugia e il Padova a un certo punto è diventata di 7 punti è perché il Perugia a sua volta aveva sbagliato delle partite, culminate con la sconfitta a Gubbio. Adesso sì, sì, mi viene in mente questo. Cioè, il calcio fatto è di momenti, queste bisogna cose. Però approfittarne, no? Avere la forza e la bravura di approfittare i momenti favorevoli, e in effetti nelle ultime 10 partite il Perugia lo ha fatto. Ora, se non ricordo male, 8 vittorie in 10 partite, le ultime 10 partite, no? Diciamo che si sono date reciprocamente delle chance il Perugia e il Padova, involontariamente, questo anzi, a proposito del Padova, come avete visto questi playoff? Il dato che comunque balzato all'occhio, almeno a me, finale al termine della stagione, è che il Perugia è stato al vertice della classifica soltanto in 3 occasioni. In 3, è vero. E mai in solitaria. Non è facile vincere i campionati così, eh? No, è stato un anno importantissimo. C'è stata una congiuntura astrale incredibile. E dobbiamo dirlo anche a ragione di quello che vediamo adesso, perché comunque i playoff si confermano un incubo anche per le squadre molto quotate. Pensiamo alla Triestina che è uscita subito. Triestina ha una struttura della Serie B che conosciamo tutti, è probabilmente la società che aveva investito di più l'anno scorso. Sì, il campionato Modena è stato quello che è stato. Sì. Il playoff è stato lo specchio fedele di un campionato molto altalenante, cui bisogna dire ha avuto anche grossissimi problemi con il Covid, due situazioni. Due tempistiche diverse, che tra l'altro però mi fa pensare anche come hanno gestito questo è un elemento per vincere importante. Questo campionato è stato determinante, fondamentale la gestione della pandemia. E Perugia ci ha avuto un problema all'inizio e poi ha finito La Ternana zero, non ha mai avuto un problema. Se ci pensi bene, anche in Serie A, chi ha vinto... Guarda caso, il Perugia ha vinto, la Ternana hanno vinto. È vero. Questo è stato molto importante anche per avere quella continuità, sia nelle partite, e quindi non accumulare partite da giocare, e poi chiaramente... Questo sarà un campionato che passerà alla storia molto molto eccezionale, perché determinato da una serie di fattori. Il pubblico non c'era, la situazione Covid che poi ricordiamo per molte squadre ha inciso, perché poi sono piazze molto passionali, molto focose, piazze meno importanti, no? Per blasone, per numero di pubblico, anche questo è stato un elemento che forse a volte ha favorito, altre volte ha penalizzato, no? Molti club, specialmente la squadra che magari sotto contestazione gioca con più tensione. Un campionato irripetibile, perché questo tipo di situazioni, Covid mi auguro, francamente. Speriamo davvero, sì, e poi che si possa riaprire al pubblico, ma il pubblico la prossima stagione sarà diversa? La presenza del pubblico, molti giocatori, voglio dire, anche che magari hanno fatto un campionato eccezionale, può darsi che di fronte al pubblico non riescono invece a ripetersi, e altri giocatori che invece che si esaltano con il pubblico, magari in questa stagione così hanno fatto un vedremo campionato se poi si andrà a superare, insomma ci sono stati tutta una serie di fattori che non rivedremo più, e quindi è vero. Questa serie di considerazioni l'avevamo, speriamo di non rivederle. Le avevamo fatte, Giulio, anche quando la squadra fu accolta a Pian di Mastello dai tifosi alla vigilia della partenza per Salò, in tanti sono andati così a fare presenza, giustamente, per una volta che potevano in qualche maniera avvicinarsi alla squadra, e chi era presente aveva notato proprio la differenza dell'atteggiamento dei giocatori, diciamo così, più navigati, che quindi il rapporto con il tifoso lo avevano già vissuto, e chi invece con minore esperienza si è trovato quasi spaesato di fronte alla presenza di tanti tifosi. È chiaro, in positivo, però ecco, una reazione differente rispetto a chi c'era già abituato, e quindi è assolutamente una considerazione giusta quella fatta da Luca, perché poi sapere che ci sono i tifosi sugli spalti, e non poi sai dubbio.
Questa considerazione l'avevamo fatta parlando proprio, credo, con Giannitti. Cioè, se i tifosi fossero stati allo stadio per il Perugia, che annata sarebbe stata? Questo anche per molte altre piazze, sì, infatti, cioè... aveva detto, all'inizio poteva rappresentare un problema, perché venivi dalla retrocessione, ha iniziato, ricordiamoci come ha iniziato il Perugia quest'anno, insomma, non sarebbero stati dei tifosi, tanto tifosi, in senso, nell'accezione positiva, diciamo, del termine, con la squadra, chiaramente. È chiaro poi che da un certo momento in poi sarebbe stato un apporto e un supporto di diversa natura. Non c'è dubbio. Poi è normale, dipende poi dalle fasi che vivi, è normale che quel momento era un momento particolarmente delicato per il Perugia, come ricordavi tu, veniva da una retrocessione, assolutamente vero. Ma chi vince questi playoff? Perché il Padova ha dato il peggio stasera. No, ma ha dato il peggio di sé, no? Perché tutti ci aspettavamo quasi un dominio del girone B, che rimane sicuramente a livello tecnico, almeno per il numero di squadre, come abbiamo detto più volte, quotate, un livello tecnico più alto forse della Serie C. Però ecco, il Padova ha rischiato grosso, anche addirittura con il Renate. Ieri ha pareggiato con l'Avellino, dall'altra parte c'è l'abbinamento Alessandria-Albino-Leffe. Chi li vince questi playoff? Luca Marchetti. L'Alessandria è una grande squadra, sono anni che ci prova. Tra l'altro qualche tempo fa buttò via clamorosamente un campionato perché aveva 9 punti di vantaggio e non riuscì poi a vincere alla fine. Mi sembra nella stagione che invece andò avanti in Coppa Italia, la Coppa Italia nazionale, sì, arrivò fino addirittura ai quarti, sì, insomma, sì, fu un caso clamoroso. Quindi l'Alessandria ha una grossissima squadra. L'Albino Leffe la vedo un po' la sorpresa più del momento. È chiaro che il Padova è più squadra, è più forte dell'Avellino, ma ha fatto 1-1, vai a giocare a Avellino con l'affluenza limitata di Pierino Braglia. Ecco, l'Avellino con l'affluenza limitata di pubblico. Ma ha detto Lucarelli quando vai, come andate al dentista quando giochi con Pierino Braglia. Che sa difendersi bene, però in casa... Da dire che il Padova ha preso una bella patosta, insomma, sì. È partito, penso. Quello è un segnale, più che un segnale. Beh no, insomma. Ma nel senso che aver perso un campionato così come l'ha perso, insomma, secondo me ha influito molto, soprattutto all'inizio delle prime partite. Sembra che il Padova viva molto sugli acuti dei singoli. Ecco, che quando parte collettivo. La giornata di Chirico e si inventa 3 gol e ti vince la partita da solo. Magari poi la partita dopo, ma invece non trova la stessa situazione, ma ti trovi di fronte una squadra organizzata e poi andrà in difficoltà. Rimane la favorita il Padova o metti un gradino sopra l'Alessandria? Tu metti un gradino sopra l'Alessandria? Io l'Alessandria è una grande squadra, non ce lo dimentichiamo, c'è giocatori Alessandria. Tra l'altro un allenatore di categoria poi, superiore. Poi però non è detto, poi che vince la squadra più forte, non è detto. Dicevi, scusami Cristiano, ancora sul... Sul Padova, dicevi? Sì, no, del Padova dicevo che ha preso una bella batosta, quindi insomma... Sì. Ieri forse meritava di più. Vedi no, a dimostrazione, ecco questo volevo dire, a dimostrazione del fatto che, come diceva Luca, i giocatori ti fanno vincere le partite, ma poi i campionati le vincono le squadre. E questo è quello che forse certo. È mancato un pochino al Padova, no? E quindi, sì, è vero, in queste fasi probabilmente è forse più importante il singolo giocatore che stia bene, in questi momenti, come sui tornei, quelli che durano poco, no? I campionati mondiali, gli europei, e lì quando hai ce lo ricordiamo tutti, il centravanti che ti fa 6, 7, 8 gol, ma i campionati lunghissimi come quello di Serie C quest'anno devi essere squadra, perché sennò non si vincono i campionati. Vedremo come finirà questa palude dei playoff. Altre considerazioni, altri messaggi che sono arrivati anche sul web tra SMS e WhatsApp, ma anche dalla pagina Facebook, dove siamo in diretta, vero Paola? Sì, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di TEF Channel. Fabrizio Brugiati, riferendosi a quella che sarà il campionato di Serie B, dice: quest'anno ci saranno tante squadre messe bene, speriamo in acquisti giusti. Una legittima speranza quella del tifoso. Amedeo invece torna sulla questione Caserta e dice: in questa vicenda Caserta non deve passare da vittima. Ma credo che nessuno di noi lo abbia fatto passare la vittima, almeno in questa circostanza. Divento un po' autoreferenziale, se me lo permetti, perché Mario Zoia fa i complimenti
alla televisione che dice fa una trasmissione molto tecnica e costruttiva e non colma di pregiudizi e preconcetti. Mario da Novara, lo ringraziamo. Ci tengo anche a sottolineare un tifoso molto attento, ma come tanti altri, Amedeo, un omaggio al grande giornalista Giuseppe Occhioni, che purtroppo ci ha lasciato. Ci uniamo un'altra volta al ricordo di Giuseppe Occhioni, bravo il nostro telespettatore a ricordarlo ancora. Grazie, davvero tutto per questa sera. Grazie a Paola Costantini, è stato un piacere ritrovarti in questa finestra. Vedremo quante in questa estate 2021. Conoscendoti, ne apriremo tante altre di finestre. Vedremo, in attesa del nome, quindi dell'ufficialità di Alvini sulla panchina del Perugia. Grazie, scusami, al direttore Sport. Scusami se ti interrompo. Certo. Abbiamo parlato di tifosi, io voglio fare gli auguri a due tifosi specialissimi che hanno compiuto gli anni ieri. Sì. Che sono Carlo e Claudio Giulietti. È vero, è vero, è vero. Claudio e Carlo Giulietti, bravissima, è vero. Assolutamente. Ci siamo sentiti oggi tra l'altro con Claudio, quindi sì, brava. Tanti auguri a Claudio proprio e Carlo Giulietti. Tifosi per eccellenza, sì, un carissimo augurio sia a Carlo sia a Claudio, chiaramente. Sì, poi tanto li avremo insieme anche a Stefano e Francesco nei prossimi appuntamenti, soprattutto Claudio, ma anche Carlo quando potrà. Grazie al direttore sport, ecco, dell'Umbria, Luca Mercadini, grazie Luca, come grazie sempre. A voi, buonasera. E grazie Cristiano Silveri. Grazie a voi. Ci troviamo mi accodo spesso agli auguri per Claudio e Carlo. Assolutamente, Giulietti. Assolutamente. Ciao. Un augurio ai gemelli Giulietti. Grazie alla regia di Tomassoli, Leonardo Ciceroni, Fabio Orioli. Ci vediamo alle prossime in questa estate caldissima che ci porterà al ritorno del Perugia in Serie B. Ricordiamo 21 agosto con la Serie B 2021-2022. Buonanotte a tutti. Grazie ad Alessio Romanelli in redazione.